Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Sabato, come in ogni sabato, si sospende la lettura del discorso della montagna e ci si concentra su un tema straordinariamente bello, quello del discepolato. Nel vedere il mandato che Gesù dà ai suoi, noi possiamo leggere il mandato che dà a ciascuno di noi, che dà a tutti noi. Proviamo ad ascoltare che cosa chiede Gesù ai suoi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò 6 dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza contro di loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Qual è il mandato che Dio dà ai suoi? Il primo è quello di lavorare in compagnia. Li mandò a due. Quanto vorremmo invece noi essere singole persone che agiscono solo per sé. Il secondo mandato che dà è quello di non essere attaccati ai beni. Occorre andare liberi dai legami con le cose di questa terra, per cui né denaro nella cintura, né seconda veste, un paio di sandali e via. Il terzo mandato è quello di rivolgersi a chi è più debole, l'olio per ungere i malati. Che bello pensare che anche a noi è dato quell'olio straordinario che è la grazia del Signore, con la quale possiamo portare conforto, sollievo, aiuto a coloro che sono malati. Abbiamo tanti cuori affranti e sofferenti che possiamo guarire con la dolce parola, con l'olio della presenza di un Dio da diffondere intorno a noi. Quell'olio che è stato consegnato nelle nostre mani, su chi potrò spalmarlo quest'oggi? Chi incontrerò a cui posso dire una buona parola, dare un sorriso che possa dare speranza a un cuore malato? Che il Signore ci aiuti ad essere capaci di riconoscere sempre che siamo chiamati ad essere una compagnia di gente mandata nel mondo a guarire. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Domini, Pater,
Oh!